Cerca di non mettere un piede in fallo. Potrebbe prenderla male. Ma è stato un problema per te? Ehi, vedi quella lassù? Sì. Perché non vai a vedere? Mi hai chiamato per questo, per farti da garzone. Non importa. È dietro quelle canne di bambù, non ci sapresti arrivare. Ah, davvero? Sì. Per te questo a che serve? Pensavo volessi giocare qui, eh? Ok. Aspettami qui. Ok. Ecco perché appoggio la deforestazione. I monsoni trascinano questa merda giù per i canyon. È difficile andare ovunque. Guarda i miei stivali. Hanno inventato una soluzione al problema. Le chiamano strade. Ah, le strade, sì. Quassù possono essere anche più pericolose. Fidati. Di qua si torna alla miniera abbandonata. La partenza. Ah, abbiamo preso la scorciatoia. La panoramica, mister Simpatia. Ci siamo quasi. Chi ci sta sparando? Che ne so, devono essere bracconieri. Ci vedono spesso qui. Gli uomini di Guerrero. No, te lo tengo. Guerrero non viene. Sai come la sparo o la porti solo per fare il duro? Questa è gente che non scherza. Bel posto per parcheggiare un trattore. I minatori l'hanno scoperto mentre spianavano la strada. Erano incazzati neri, no. Hanno dovuto chiudere tutto. Ci credo. A chi serve la foresta pluviale? Da quando gli archeologi usano un filo spinato? Sai quanti saccheggiatori provano a entrare? Tu però sei dentro. Eh già, perché io sono io. Lì non andare, ok? Non ho detto niente. Te l'ho letto negli occhi. Ah. Tieni, la combinazione. Attento, attento. Dico solo... bel lavoro. Da manuale. Non ti disturbare, eh? Ok. No, no, davvero, ce la faccio. Ok. Grazie per l'aiuto. No problema. Gli amici servono a questo. Eccoci qua. Che te ne pare, eh? È una fossa comune, ovvio. Han riesumato più di 60 poveracci. Un bel mucchio di ossa. Ecco. Spagnolo? Sì. Che epoca? Dimmelo tu.
Beh, di solito l'insegna di reggimento è sul davanti o sul retro dell'elmo. È subito sopra il cimiero. Questo lo sapevo. XVI secolo, Nuova Spagna. Sono morti ben lontano da casa. Non sono morti, li hanno uccisi. Oh, con calma, ok? Chase, che ci fai qui? Oh, non saprei. Mi hai detto che andavi a fare provviste e visto che non mi dici mai bugie ti ho seguito. Ah, mi hai seguito, come se non avessi abbastanza problemi. questo è Nathan Drake, mio vecchissimo amico. Ciao, Marisa Chase. Nate, chiamami Nate. Hai mani forti, mi piace. Sei diverso dai suoi amici. Non hai tatuaggi da galera. Non sai di che parli. Anche tu hai una stretta decisa. Allora, volete dirmi che ci fate qua? Certo. Sarai la prima a saperlo quando lo scoprirò anch'io. Ehi, senti, è una piccola questione d'affari, ok? Tieni. T'ho parlato di lui, ma non stavi ascoltando. No, non l'hai fatto. Oh, sì, l'ho fatto. Non l'hai fatto? Sì. Che c'è ora? Garro? Sì, l'ho fatto. Dimmi. Cosa? Che sta facendo? No, questo non rientrava nei... Ok, sto arrivando. Vediamo, non hai pagato Garro di nuovo. Non affaticare troppo la testolina, sistemo tutto. Che cavolo succede? Vuoi mettere via quell'arnese? Non è niente, è solo un piccolo fraintendimento, tutto qui, ok? Torno subito. E non star lì impalata, renditi utile. Fagli da guida o che ne so. Ma... non raccogliete nulla senza di me, chiaro? Dante, un secondo. Ehi, vi tengo d'occhio. Stavolta li ha fatti proprio arrabbiare. È uno dei suoi pochi talenti. E tu? Ti andrebbe di dirmi perché stai spiando il tuo socio? Socio? Come no? Un po' come gli spagnoli erano soci dei Cuna. Gli spagnoli fregavano l'oro e i Cuna restavano fregati. Sai cosa accadde qui? A me sembra che gli spagnoli rimasero fregati. Non lo sappiamo. I soldati furono uccisi. E non dai Cuna. Guarda tu stesso. Giralo e guarda dall'altra parte. Continua a girarlo e capirai cosa intendo. Nessuna frattura. I Cuna usavano le mazze. Esatto. Questi soldati furono avvelenati, tutti quanti. Avvelenati? Arsenico. Ne abbiamo trovato tracce nei denti. Ed è questo il grande mistero che secondo Dante varrebbe una fortuna? Non capisco. Aspetta. Un attimo, in effetti mi ha parlato di te. Oh, tu saresti l'esperto di libri, mappe e manufatti esoterici. Sì, Dante non sa che esiste la parola esoterico. Guarda, è per questa che sei qui. Una pietra tombale? Lo è. L'incisione non è spagnola. No. No, non abbiamo mai visto nulla di simile. Nessuno ha idea di che cosa significhi. Tu lo sai. Chi? Io? No. Tu sai che significa? No. Sono circondata da cacciatori di tesori. Riconosco quello sguardo quando lo vedo. Non so di che stai parlando. Ok. Mettiamola così. Dante vuole tagliarmi fuori. E sai che farà lo stesso con te. Quindi, perché non diventiamo soci? Oh cielo. Dai, forza! Dimmi. Dammi un valido motivo per cui dovrei. Te ne darò due. Addirittura? Non mi sembra questo il posto per... Primo, perché puoi davvero fidarti di me. E secondo, perché Dante non ha visto questo. Ok, questo è un valido motivo. Soci,
No. Cosa? Perché? Perché se davvero conosci Dante, sai che è meglio non fare doppio gioco con lui. Ok, come vuoi. Beh, aspetta, non vuol dire che non si possa fare un patto. Solo tieni Dante fuori, ok? Mostrami ciò che hai e io farò lo stesso. Non so perché io lo faccia, ma mi fido. Tieni. Mio nonno, l'archeologo che l'ha trovato, ha detto che la figura a destra è Chiopotex, dea del parto e della fertilità. Sta tenendo Mahuakiotex, suo marito, dio dei guerrieri. Furono separati... Mai visto nulla di simile. Ehi là, tocca a te. Ah, giusto, scusa, potresti passarmi lo zaino? Grazie, guarda. Ok. Innanzitutto, che tu ci creda o no, questo simbolo è visigoto. Visigoto? No, impossibile. Lo so, l'ultimo re visigoto morì quando? Nell'ottavo secolo? Uh-huh. Comunque ben prima che gli spagnoli arrivassero qui. Eppure guarda. Ehi, quello cos'è? È carbone? Ehi, aspetta un attimo. Non ho mai visto simboli del genere. Una coppia per sfregamento. Oh, che carino. Vedi, il simbolo è circondato da quelle piccole incisioni. Non li avevamo visti. Ora capisco perché Dante ti ha portato qui. Quindi sai cosa significa? No. A meno che... A meno che? Stai giù! Forza, qui dietro! Ok, vieni. No, non posso. Cosa? D'accordo. Resta qui e tieni giù la testa. È vicino alla lama. Stai giù. Ci arrivo anche da sola! Troppo facile. Ehi, qui. Pare che Dante non abbia risolto il suo fraintendimento. Ehi, non gli dirai del nostro segreto, vero? Ci penseremo quando saremo fuori di qui. Ok, ok, hai ragione. È solo che... Che c'è? Non importa. Ehi, forza. Conosco un sentiero che ci può portare alla cava. Perfetto. Un'altra scorciatoia. Inizieremo a brillare al buio? No. Quella è l'area di scarico della vecchia miniera di uranio. Uno dei posti più inquinati del mondo. Fammi indovinare. È lì che andiamo. Chiaro. Dopo di te. Carlo ha detto di restare qui. No, restiamo qui a sorvegliare l'ingresso. Non perdetelo!
andata male, bello. Porca vacca! E resta giù. Era tutto qui. Oh, sicura di essere passata da qui? Non è così pericoloso. Non ho paura per me. Sai, questo è il mio lavoro. Me la caverò. Andiamo. Oh! Oh! Ok, e se io ti aspetto qui mentre tu lo attraversi? Sì, forse è una buona idea. Nate! Oh no! Nate! Finalmente. E andiamo! Ok, ora! Oh mio Dio! Vai, vai, vai! Beh, direi che tocca a me. Merda! Altre corde. Ottimo. Agli uomini di Garro piace tagliarle, sai? Vuoi sbrigarti? Aspetta, ehi, attenta! Tranquillo, lo faccio da quando avevo 15 anni. Già, ovvio. Ah, no. Vieni. Niente da fare. Gli uomini di Garro hanno tagliato la fune, ancora. Già, ormai ci ha preso gusto. Aspetta, Dante ha detto che Garro non è mai stato. Sì, beh, Dante dice un sacco di cose. Ottimo. Bene, noi siamo venuti da là. C'è un altro sentiero che porta alla strada. Sì, lo so. Ma anche Garro lo sa. Ok, hai un'idea migliore? No, credo di no. Andiamo.
Senti, quando salti, cerca di... Scusa, dicevi? Da quando avevi 15 anni? Già? No, merda! Andiamo bene. Non è uno scagnozzo di guerra. L'aveva ingaggiato Dante per fare la guardia al sito. Beh, non se la cavava male. Aveva questo. Pare stesse cercando altro. È per quello che Garro si è infuriato. Molto rigido su dove possiamo scavare. Scavare? È così che Dante lo chiama. È così che lo chiamo io. Dante lo chiama aggiornare il curriculum. Certo. Il conto da liberatore fa curriculum. Andiamo.